Alberto Matano oggi ha un marito, ma in passato ha vissuto diverse storie d'amore con alcune donne. Cosa sappiamo di quel periodo? Alberto Matano oggi è felicemente sposato con suo marito Riccardo Mannino, ma in passato a quanto pare avrebbe avuto delle relazioni con alcune donne. Chi sono? Nel 2021, a seguito di un servizio molto delicato su una storia di omofobia nella periferia di Napoli, Alberto Matano fece un ostentato coming out alla Vita in diretta. In quell'occasione il conduttore del programma rivelò di essere stato lui stesso vittima di atteggiamenti di questo genere. Il giornalista, poi, era entrato nel dettaglio della sua vita privata in una vecchia intervista del Corriere della Sera e proprio di recente, tramite il settimanale Oggi, è tornato a parlare del suo passato e non solo. Alberto ha rivelato di non essere amante delle etichette, ma di aver sempre vissuto senza portare alcuna maschera. Prima di sposare l'attuale marito Riccardo, Matano ha avuto alcune storie d'amore con diverse donne. Ma chi sono? Con una persona in particolare il conduttore oggi sarebbe ancora molto legato e il loro amore, nel tempo, si è trasformato in una bellissima amicizia. Alberto Matano, prima del marito Riccardo Mannino, ha avuto delle donne. Ecco le parole di Alberto Matano sulle frequentazioni con le donne conosciute prima dell'incontro con l'attuale marito Riccardo. Io nella vita non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia, e ancora, parlando di questa persona, Matano ha aggiunto, siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico. Dove mi vedo tra 10 anni? Ho molti progetti per il mio futuro. Vorrei dedicarmi a un romanzo che ho nel cassetto. Chissà, forse inizierà per me una terza vita. Il coming out nel 2022, dopo il servizio della Vita in diretta, Alberto Matano nel 2021 si era mostrato particolarmente scosso da quanto riportato dai suoi giornalisti nel programma. A questo proposito, dunque, un anno più tardi, alle pagine del Corriere della Sera, il conduttore aveva dedicato un pezzo di sé. Le sue parole avevano palesato l'intenzione di sposare quello che oggi è il suo attuale marito, Riccardo Mannino, il coming out? Mi sono esposto perché si parlava di aggressioni omofobe e ho raccontato la mia esperienza. Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l'ho protetta con determinazione. E ancora, ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte. Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sul matrimonio con Riccardo, Alberto aveva concluso dicendo: vorrei sposarmi, magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori, si è fatta una certa per i figli. Se il gossip mi infastidisce? Molto, ma non ci posso fare nulla. A volte leggo delle storie assurde. Con chi sta Alberto? Oppure, lo mandano via dalla Vita in diretta. Io rispondo con i fatti.